Mi sembra che la scuola normale sia veramente un punto dove, che ci può aiutare molto in questo tipo di lavoro, e anche i rappresentanti della provincia e del comune hanno promesso il loro aiuto. In realtà noi non abbiamo bisogno di grandi risorse finanziarie. Se pensate che un polo, correggetemi se sbaglio, insomma, lavora con meno di 10.000 euro l'anno, molto meno forse, vero? 10.000 euro. Forse non per scelta. Però l'ordine di grandezza, insomma, non... andiamo avanti con poche migliaia di euro, quindi anche piccoli aiuti diventano molto importanti. Inoltre si ragionava appunto con i rappresentanti della provincia del come sarebbe utile, diciamo, espandere questa nostra iniziativa nei paesi, perché forse è nei paesi che sarebbe più importante. Nei paesi intendo, non so, perché non farlo, forse la parola non è adatta, perché non farlo nelle piccole città, perché non farlo a Volterra o a San Gimignano, perché forse lì ce n'è ancora più bisogno, diciamo, di questi incentivi, di questi stimoli, diciamo, all'educazione, al ragionamento. La sete di conoscenza è veramente maggiore di quello che uno può credere, e anche l'entusiasmo di chi ci lavora è maggiore di quello che uno può credere, lo dico per quella piccola esperienza che ho. Quindi se ci mettiamo tutti insieme, anche se nessuno ci dà grandi incoraggiamenti, qualche cosa per la società, per i nostri, diciamo, bambini, per i nostri giovani, perché come diceva anche il direttore della scuola normale, se lo dice lui, siamo all'ipse dixit, un dodicenne capisce di più anche di un cinquantenne, perché ci ho messo il cinquantenne. Grazie tanto.